Roberta Agostini, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. L'Aula ha iniziato l'esame della legge elettorale e non mancano le prime proteste ad iniziare dalla parità di genere nelle liste elettorali. Ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che abbiamo presentato 3 emendamenti sul tema che riguardano l'alternanza tra uomini e donne nelle liste e una quota per la scelta dei capilista. Gli emendamenti sono stati sottoscritti da un ampio fronte trasversale di donne, ci sono anche molti colleghi uomini. Noi crediamo che non si possa varare una nuova legge elettorale senza prevedere norme cogenti sul tema della parità di genere. Abbiamo potuto constatare anche nelle scorse settimane che senza regole efficaci la presenza delle donne nelle istituzioni è sempre molto difficile. È accaduto in Sardegna appunto poche settimane fa, in Basilicata, dove abbiamo eletto un consiglio regionale completamente privo di presenza femminile. Io penso che dopo il nuovo articolo 51 della Costituzione, che prevede che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti la presenza delle donne nelle istituzioni, noi non possiamo permetterci di varare una legge elettorale così importante per la nostra vita democratica e così attesa da tanti cittadini e cittadine italiane senza regole efficaci da questo punto di vista. Una battaglia che acquista ancora più valore alla vigilia dell'8 marzo. Sì, la vigilia dell'8 marzo è una battaglia che ha un valore in sé, certo, poi siamo, diciamo, alla vigilia dell'8 marzo, è la giornata internazionale delle donne, è sempre l'occasione, diciamo, per fare il punto su qual è la condizione femminile nel nostro paese e non solo. Che è una situazione, diciamo, abbastanza difficile. Siamo l'ultimo paese in Europa per tasso di occupazione femminile. Qualche giorno fa l'Istat ha pubblicato un rapporto sul tema del capitale umano e abbiamo potuto leggere come i dati della disparità tra uomini e donne nel nostro paese siano molto evidenti anche dal punto di vista del capitale umano, perché è il paese dove le donne lavorano di meno. La crisi si è abbattuta anche con grande pesantezza sulle donne italiane, quindi c'è ancora molto da fare. L'Istituto per l'eguaglianza di genere in Europa ci dice che anche l'Europa è a metà del guado, no? C'è un indice di parità di genere che è pari a 100, il nostro continente nel suo complesso sta a metà, sta all'incirca al 54%. E l'Italia è uno degli ultimi paesi, al 23° posto su 27. Quindi c'è davvero molto da fare. Io penso che un primo passo importante è quello del riconoscimento del ruolo della presenza delle donne a partire dalle istituzioni democratiche. In fondo noi abbiamo approvato una legge che riguarda le quote nelle aziende pubbliche, abbiamo approvato la scorsa legislatura una legge che riguarda la presenza delle donne negli enti locali e nelle giunte degli enti locali e penso che, insomma, un passo avanti importante debba essere fatto con la nuova legge elettorale.